In nome del Medioevo che in Abruzzo ha molto da raccontare, la regione finanzia e quattro comuni del Casauriense rispondono. Ne viene fuori, partendo da un'idea già rodata di Licio Di Biase, un cartellone che va dal 25 agosto al 3 settembre, coniuga spettacolo e opere del nostro Medioevo, a partire chiaramente dalla Abbazia di San Clemente a Casauria. Dentro ci sono musicisti e artisti come Mazzocchetti, Mogol, Valori, Branduardi. Abbiamo approvato una legge che tende alla valorizzazione del nostro patrimonio medievale, che in Abruzzo è molto importante, con un'importanza superiore alla percezione che ne hanno gli stessi abruzzesi. Quindi abbiamo approvato questa legge, abbiamo messo un bando e devo dire i comuni dell'area del Casauriense, quindi Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria, Bolognano e Torre dei Passeri, hanno immediatamente colto l'occasione, si sono associati tra di loro e intorno a questo enorme giacimento di importanza monumentale che è l'Abbazia di San Clemente a Casauria, che noi dobbiamo rilanciare e finalmente riuscire a sostenere per tenerla aperta, convincendo il Ministero dei Beni culturali a darci retta, hanno creato un programma culturale sul Medioevo. Su Torre dei Passeri avremo l'evento di Mogol che racconterà Battisti insieme ad Angelo Valori, l'evento l'abbiamo voluto inserire nell'ambito anche del programma della festa patronale perché essendo un artista di livello nazionale dà lustro e avrà la giusta platea in quella data. Per quanto concerne il mio paese abbiamo tre eventi di cui uno purtroppo è stato spostato per Covid, rimandato da Mazzocchetti, e andiamo ad interferire sulle aree di Piano d'Orta, Bolognano e Musellaro. Un evento importante, questa è la sinergia tra i comuni del Casauriense, è una delle tante attività importanti che cercheremo di portare avanti anche per il futuro, anche perché è anche giusto che queste aree vengano rivalutate. In ogni realtà di questi paesi cercheremo o di portare avanti un'iniziativa culturale, musicale, artistica sul Medioevo o di valorizzare con un artista di livello nazionale un patrimonio medievale presente.